Io sono nato a Partenico, ma ho vissuto, diciamo, vivo da 25 anni in questo borgo. Ok, ci racconti come è avvenuto, ecco, questo miracolo. Praticamente la passione per l'arte, il vedere il borgo abbandonato. Che mestiere fa, scusi? Allora, io sono un imprenditore sociale, nel campo sociale, e mi dedico per passione all'arte e alle attività artistiche varie, dalla ceramica alla pittura e anche al design delle casette. Sono un appassionato di vedere le case recuperate, soprattutto i ruderi o anche case nuove, moderne, che sono state fatte male qui in questo borgo specialmente, e mi piace dare uno stile. Ecco il progetto. Il progetto nasce 25 anni fa esattamente, quando ho deciso di venire a vivere al borgo e vedevo che il borgo era abbandonatissimo, era un'immensa pattumiera dove la gente veniva a depositare tutte quelle cose che non servivano, fabbricidi, macchine non usate e tutto quanto. Allora quanti abitanti c'erano qui? Allora, 25 anni fa viveva una famiglia solamente qui, adesso siamo una quindicina di famiglie. Quindi, che vediamo. 25 anni fa decise, trasformiamolo, giusto? Sì. Decise di fare questo miracolo e quindi ha investito, possiamo dire, oppure ecco, pensava a un sogno? No. Io non pensavo assolutamente di poter raggiungere questi obiettivi, di vedere questa televisione, altre televisioni, compresa la Rai, a venire a fare delle riprese in questo borgo, perché avevo fatto tutto per mio piacere. Con quale casa cominciò? Allora, la casa con cui ho cominciato intanto è la mia casa all'angolo vicino al bar, dove è la mia abitazione. Dove c'è il bar, dove vive? Sì, sì. Questa è la mia spalle? Alle spalle, dove c'è il bar, accanto era la mia abitazione. La mia prima abitazione, per venirci ad abitare aveva bisogno di essere ristrutturata, e cominciai da lì. E questa è casa di famiglia? Sì, questa è casa di famiglia, casa nostra. Poi ho cominciato ad acquisire delle case vecchie che non valevano nulla, nessuno pensava di poter raggiungere i risultati di oggi, per cui li acquistai per niente, addirittura qualcuno quasi me l'ha donata perché... Pudino pagare le tasse. E adesso quello che vedete completo mi appartiene, però anche altri privati, non sono solo mie, anche altri privati hanno seguito la mia scia, diciamo, di poter recuperare le case, e adesso una casa a un euro non esiste più qui. Quando capì lei che stava cambiando qualcosa? Quando capì che questo suo sogno si stava realizzando? Cioè, magari un sogno che non aveva fatto, ma che piano piano prese forma, no? Quando cominciò a completare le prime due casette, queste dei contadini, che voi vedete qui alle mie spalle, le due casette, poi le piccoline, allora capì che questo borgo poteva diventare una sorta di borgo favola, dove una fiaba, come così viene definito. Magari ho preso spunto dagli stili mediterranei diversi, perché ho viaggiato molto nei paesi del Mediterraneo, quindi mi sono fatto un'idea, una cultura sulla storia delle nostre dominazioni, e ho applicato quegli stili, quei colori che sono nostri, mediterranei, per cui li ho fatti rivivere, e ho dato lustro, diciamo, a tutti quegli angolini che sembravano morire di giorno in giorno, e con i colori, con i murales, con le opere d'arte sia mie che dei miei amici artisti, e loro si sono dimostrati disponibili a venire alla una loro opera a completamento della bellezza di questo borgo. Il borgo ancora non è che sia completato del tutto. Lei non ha un progetto specifico viene, lei va così. Ma se lei pensa che in 25 anni io ristrutturavo una casetta, presentavo il progetto, facevo la prima, dopodiché mi fermavo, poi la seconda, non è che è nato tutto in un baleno. Sì, diciamo che di tanto in tanto, avendo le risorse, le disponibilità, piano piano le investivo tutte qua, però non per creare un'economia come adesso. Però intanto l'economia, l'arte, ecco, adesso dimostra come sta diventando economia. Stanno arrivando tanti artisti che vogliono fare qualcosa sulle pareti dei privati, più che altro noi lavoriamo sul privato, e diciamo lasciano una loro opera, un loro ricordo, una loro poesia, anche se muro, una targa, un qualcosina che possa essere attenente al completamento della bellezza di questo mondo.